Buongiorno, allora, ci sono domande per quanto riguarda le elezioni di ieri? No? Benissimo. Allora, continuiamo le lezioni di oggi a proposito appunto della classificazione degli acciai. Vi ricordo che ieri abbiamo visto abbastanza rapidamente gli acciai che hanno appunto sicuramente una produzione con un tonnellaggio estremamente importante, che è appunto quella relativa agli acciai da costruzione per uso generale. Poi abbiamo cominciato a vedere insieme gli acciai speciali da costruzione e qui abbiamo visto per esempio alcune indicazioni riguardanti i principali elementi di lega. Vedremo che poi a seconda della sottoclasse che andremo ad vedere insieme, vedremo delle customizzazioni, delle composizioni chimiche dedicate ai differenti sottoclassi che andremo a considerare. Per quanto riguarda la variazione della resistenza meccanica per gli acciai speciali da costruzione, vediamo che questa varierà molto con la temperatura di rinvenimento, rinvenimento che vi ricordo essere effettuato sempre dopo tempra. Vediamo per esempio come cambia con la parametrizzazione sul tenore di carbonio, come cambia la resistenza del nostro acciaio con la temperatura di rinvenimento, e vediamo nel caso di un acciaio che abbia un indurimento secondario l'evoluzione con la temperatura di rinvenimento. Vediamo che in questo gruppo abbiamo una serie di acciai che sono da bonifica, misurazione, cementazione, molle, autotempranti, percuscetti, arrotolamento, perfuri, per fattiva applicazione e maraging. Vedremo che la maggior parte di questi in realtà non sono altri che degli acciai da bonifica con piccole modifiche compositive per in qualche modo customizzarli sulla particolare applicazione. Quindi in qualche modo a livello mnemonico l'importante sarà che voi comprendiate bene gli acciai da bonifica e gli altri verranno abbastanza di conseguenza, per esempio sulla cementazione, ricordandoci alcune specifiche relative al trattamento termico, termochimica di diffusione, sulla nitrazione ugualmente e compagnia bella. Vediamo ora, sugli acciai da bonifica, sono acciai, qui sembra abbastanza banale quello che sto per dire, ma è da sottolineare, che vanno usati dopo bonifica. Voi non potete usare un acciaio da bonifica dopo ricottura, perché le sue proprietà meccaniche saranno assolutamente inadatte. Questo acciaio quindi va sottoposto a bonifica, il che vuol dire tempra più rinvenimento tipicamente a 500-600 gradi centigradi, e quindi praticamente la sua composizione chimica esce fuori in pratica dalla prima esigenza: deve costare poco. Questo, il fatto di avere sempre un costo ridotto è fondamentale, a meno di applicazioni strategiche che possono essere campo aerospaziale, campo nucleare o chimico-petrochimico, ma per le altre applicazioni il primo requisito è che l'acciaio non costi moltissimo. E poi ovviamente che possa essere sottoposto a bonifica con facilità. La bonifica cos'era? Vi ricordo ancora, tempra più rinvenimento, quindi deve essere un acciaio che prende tempra in maniera completa abbastanza facilmente, anche per spessori non piccolissimi, e che poi nel rinvenimento vi dia quella combinazione di proprietà meccaniche ottimale, elevato Rh-S, elevato Rh-M, buona tenacità, ma con zero rischi per esempio di fragilità al rinvenimento. Quindi appunto abbiamo questo insieme di caratteristiche. Queste le si ottiene con composizioni chimiche comprese all'interno di questi limiti. Un po' di carbonio, il carbonio costa poco sostanzialmente, vi ricordo, anzi costa piuttosto toglierlo. 0,2 e 0,6 sono i tenori normali per un qualunque acciaio che non abbia particolari problemi proprio relativi al carbonio. Ne vedremo di acciai che invece richiedono tenori di carbonio particolarmente controllati. Manganese c'è sempre, lì c'è 1,65, ma insomma fino al 2%, fino all'1% ci sta sempre. Se ci se ne mette un po' di più, diciamo che è un acciaio che presenta il manganese come elemento di lega. Nichel e cromo sotto al 4 e sotto al 2-3% sono elementi che spostano il gruppo del CCT, aumentano la temperabilità e conferiscono una serie di proprietà meccaniche, non ultima gli aumentano Rh-S e Rh-M in modo non trascurabile. Se c'è cromo, c'è sempre del molibdeno. Il molibdeno è l'elemento principe che vi elimina la fragilità al rinvenimento, ed essendo degli acciai da bonifica, il rinvenimento è parte sostanziale del trattamento termico stesso, quindi non potete non avere del molibdeno all'interno di questi acciai, vi ripeto, specialmente in presenza di cromo. E poi l'aggiunta di un minimo tenore di vanadio, principalmente per il suo effetto disossidante e per la capacità che ha di affinare il grano cristallino. Quindi questo l'abbiamo visto la volta precedente, qui cominciamo a metterli all'interno delle nostre composizioni chimiche. Per un banale acciaio non particolarmente legato, l'evoluzione delle proprietà meccaniche, sia per quanto riguarda la resistenza, Rh-S e Rh-M, sia per quanto riguarda la loro duttilità, la resilienza, le vediamo in questo diagramma. In realtà è un diagramma che presenta diversi elementi,
alle ascisse e temperature di rinvenimento, alle ordinali da un lato con S in megapascal, newton su millimetro quadro, dall'altro lato allungamento percentuale in residenza KCU Sharp P con il taglio ad U. Lasciamo perdere che sia Sharp P con il taglio U. Vedete che all'aumentare della temperatura di rinvenimento io ho un aumento della resilienza, dell'aumento percentuale e una diminuzione della R con S e dell'R con M. Il che vuol dire che per una determinata applicazione io devo scegliere opportune combinazioni, sicuramente di composizione chimica, ma anche di condizioni di rinvenimento. Se voglio un acciaio che abbia elevati valori di R con S e R con M, sceglierò una temperatura di rinvenimento un po' più bassa rispetto invece al caso in cui mi servono più un'elevata duttilità, un'elevata resilienza, dove invece preferirò un rinvenimento un po' più alto. Vedete che praticamente le temperature oscillano intorno a 600 gradi, una cinquantina di gradi sotto, una cinquantina di gradi sopra. Però vedete che già variare solo di un 100 gradi comporta, per esempio, su R con S una diminuzione anche del 25%. Passiamo da qualcosa di quasi 1000 megapascal giù sotto i 800. Per cui capite bene che scegliere in maniera ottimale la temperatura di rinvenimento può dare grosse differenze sulle proprietà meccaniche macroscopiche del nostro acciaio. Vi ricordo che quello che noi otteniamo a queste temperature è sempre un miscuglio di ferrite e cementite, vi ricordate? Con questa cementite molto molto fine, rotondeggiante, in una matrice di ferrite. Vi ricordo da non confondere con la cementite globulare, che è invece molto più grossa, quindi certamente molto diverse come situazioni. Però appunto, variando di un centinaio di gradi la temperatura di rinvenimento, possiamo avere grosse variazioni del nostro comportamento meccanico. Qui abbiamo un po' di acciai C25, C60, 41 cromo 4, 36 cromo manganese 5 e così via. Ormai sapete leggerli questi. Questo cos'è? Chi sa descriverlo questo? Chi sa leggerlo? Circa 1%, perché anche lì attenzione, non date lo 0,75%, non serve, 0,7-1% di nickel e gli altri più o meno sotto l'1%, d'accordo? Però ci sono, ecco, quindi vanno indicati perché ci sono. Benissimo, perfetto, sono molto soddisfatto. Vedete qua appunto le conseguenti composizioni chimiche all'interno del nostro acciaio. Vedete che sostanzialmente restiamo all'interno dei range, degli intervalli che abbiamo visto precedentemente. Le proprietà meccaniche corrispondenti a questi acciai, vedete in questa tabella qui sotto, guardate qua, passando da un C25 a questi acciai un po' più legati, ma sono sempre dei basso legati perché tutti gli elementi sono al di sotto del 5%, quindi abbiamo a che fare con acciai basso legati. Vedete che da un C25 che ha un R con M, sì, 6,25 megapascal, arriviamo a valori quasi doppi, con un'aggiunta di elementi lega abbastanza limitata, perché non è che abbiamo particolari aggiunte, insomma tutti gli elementi complessivamente di lega sono sotto al 5% addirittura, quindi non è che ce ne sta uno solo che va sopra, ma sono tutti quanti insieme al di sotto del 5%, eppure riusciamo a ottenere valori di R con M e R con S piuttosto elevati. 1000 megapascal comincia ad essere un valore assolutamente accettabile. Notare che il rapporto però R con S e R con M resta sempre abbastanza basso, partendo da qui che è circa 0,5, qua arriviamo migliorandolo un po' a un 0,75, ma insomma non sono valori particolarmente elevati. Valori particolarmente elevati del rapporto R con S e R con M sono 0,9, addirittura vedremo degli acciai che hanno quasi 1 come rapporto R con S e R con M, il che vuol dire che il nostro acciaio lo dobbiamo utilizzare al di sotto con un certo coefficiente di sicurezza di questo valore, perché noi non vogliamo una deformazione plastica durante l'utilizzo, e quindi abbiamo in realtà che il nostro acciaio lo stiamo utilizzando ben al di sotto delle massime proprietà meccaniche che ci può offrire durante il suo esercizio stesso. Nitrurazione. Dobbiamo ricordarci cos'era la nitrurazione, l'abbiamo visto ieri, lo ricordiamo insieme. La nitrurazione è un trattamento termico-chimico di diffusione che prevede un lungo rinvenimento, perché sostanzialmente dal punto di vista dell'acciaio la permanenza a 525, 530 gradi, 540 gradi non è altro che un lungo rinvenimento, e un acciaio che per darci le maggiori durezze deve avere dentro alluminio, cromo, elementi che formino nitruri con caratteristiche morfologiche particolari. Benissimo, la composizione chimica esce fuori in questo modo. Carbonio non ha particolari limiti, se vi ricordate, il carbonio C
ci deve stare perché ci dà maggiore bonificabilità, ci permette di temperarlo senza grandi difficoltà, un elemento che costa poco, ricordo. Alluminio e cromo sono i due elementi principali che ci aumentano la formazione di nitruri ottimali, ma se c'è il cromo c'è sempre del molibdeno. Vedete che i tenori sono bassini di questi elementi di lega, ma che appunto ci danno a che fare, ci permettono al progetto di un acciaio dedicato alla nitrurazione. Vi ricordo però, è fondamentale questo dirlo, non è che solo questi acciai possano essere nitrurati, perché se vi ricordate la lista degli acciai che possono essere nitrurati è abbastanza ampia. Questi sono gli acciai che sono progettati apposta per la nitrurazione, ma per esempio potete nitrurare un acciaio ossidabile, d'accordo, che appartiene a un'altra categoria, che ha altre specifiche meccaniche, la nitrurazione verrà fatta per certi obiettivi. Questi acciai appunto hanno una composizione chimica customizzata appunto per il processo di nitrurazione, appunto grazie fondamentalmente alla presenza del cromo, ma il cromo è praticamente presente in moltissimi acciai, ma piuttosto dell'alluminio che fondamentalmente vedrete molto poco nelle varie classifiche degli acciai, nelle varie categorie degli acciai. Qui vediamo alcune composizioni chimiche, vedete che il vostro acciaio sostanzialmente come proprietà meccaniche è un acciaio da bonifica. Se confrontate questa tabella con quella precedente, le proprietà meccaniche, parlo dell'intero bulk, dell'intero insieme del vostro acciaio, non differiscono da quelle della tabella precedente. Vediamo il volo con una bottarella così, vedete i valori sono molto molto simili. Quindi sostanzialmente un acciaio di nitrurazione è un acciaio da bonifica a cui avete aggiunto un po' d'alluminio e in cui la presenza del cromo vi implica un po', sicuramente un po' di molibdeno. Sostanzialmente questa è la composizione chimica che esce fuori l'acciaio da nitrurazione. Per la cementazione vi dovete ricordare invece il fatto che non avete particolari vincoli sul trattamento termico, perché se vi ricordate la cementazione e nella fase di cementazione e nella cementazione vera e propria e durante i trattamenti termici post cementazione, sostanzialmente è una serie di cicli termici di tempra con rinvenimenti a bassa temperatura. Di fondo quindi, trascurando sempre, come abbiamo detto prima, il discorso della nitrurazione, trascurando l'aspetto termochimico, l'aspetto brutalmente solo termico è sostanzialmente una bonifica fatta con uno o due cicli e un rinvenimento, una distensione a bassa temperatura. Il problema sulla cementazione nasce dalla condizione sul carbonio, che è legata al fatto che se il carbonio supera questo tenore l'acciaio non è più cementabile. Il fatto di avere un carbonio basso e l'esigenza di avere una buona temperabilità del vostro acciaio implica la presenza, l'esigenza, specialmente per pezzi di dimensioni abbastanza grosse, di elementi che vi migliorino la temperabilità. Se il pezzo è piccolo non ci sono problemi, la temperabilità diventa un parametro fondamentale nel caso di pezzi un po' più grossi, dove volete che la tempra penetri all'interno, perché vi ricordo che il pezzo cementato deve avere una superficie arricchita in carbonio, temprata e distesa a bassa temperatura, ma un cuore bonificato. Se il cuore deve essere bonificato, deve aver subito tempra, d'accordo? Quindi in realtà il pezzo deve essere temprabile in tutta la sua sezione, e quindi voi volete un acciaio bonificabile sostanzialmente su tutta la sezione. Quindi un basso carbonio, che vi ripeto, il carbonio è un elemento che costa poco e che vi permette di avere una buona temperabilità, se appunto a tenore intorno a 0,4, 0,5, 0,6, dovendolo tenere basso dovete per forza aggiungere degli elementi. Qua vedete già un primo problema. Vi ricordate che avevo detto il manganese doveva stare sotto lo 0,4, 0,5? Non ricordo più neanche più la cifra. Qui per esempio trovate meno 2. Cambiando testo trovate limiti differenti. In realtà mi terrei molto più basso, questo meno 2 l'ho messo apposta come dato, perché cambiando valore testi trovate a volte valori di questo tipo qua, in contrapposizione con quello che ho appena raccontato, perché in effetti ci sono a volte degli aspetti che non sono totalmente normati. Secondo me quello è un valore veramente eccessivo, quindi state parecchio al di sotto di 1 è meglio, perché sennò lo strato cementato rimane troppo duro e troppo fragile. Nichel e cromo sono due elementi che certamente vi danno ovviamente una temperabilità del vostro acciaio, ma se c'è del cromo c'è anche del molibdeno. Come vedete i valori sono sempre quelli 5,2, i valori che abbiamo visto sui acciai da bonifica, sono quelli che abbiamo visto precedentemente, quindi non cambia moltissimo. L'aggiunta del molibdeno è sostanziale perché avete del cromo, e siccome il vostro trattamento prevede una serie di cicli termici in cui il rinvenimento è previsto, perché vi ricordo che voi volete un cuore bonificato, quindi quello è un rinvenimento a tutti gli effetti a pieno, avete l'esigenza di avere del molibdeno contenuto all'interno della vostra composizione chimica. Come vedete, voi potete anche cementare un C10, un C15, sono acciai non legati,
chiaro, non potete cementare un C15, fare con un C15 cementato un pezzo largo 30 cm, non riuscite mai a bonificare all'interno. Per fare pezzi grossi vi serviranno acciai un po' più legati, e qui abbiamo una serie di scelte possibili. Una domanda alla prova intercorso o all'esame potrebbe essere una serie di acciai indicati con la designazione e dire qual è di questi l'acciaio che è cementabile. È chiaro che possono esserci dei dubbi sul tenore di carbonio, o vi ho messo magari troppo manganese, d'accordo? Quindi l'identificazione dell'acciaio cementabile è abbastanza facile, perché ce ne possono essere appunto acciai che hanno un C60 non è cementabile, d'accordo? Quindi la risposta, se leggete bene, in maniera corretta, la designazione indicata, dei 3-4 acciai di cui vi chiederò quali di questi cementi, 4 acciai, in sequenza, quali di questi 4 acciai è cementabile, beh, se leggete correttamente le designazioni indicate, non avrete difficoltà a indicarlo con facilità. Acciai per molle. Gli acciai per molle sono acciai che devono sicuramente lavorare in campo elastico, dando una risposta dinamica abbastanza importante, devono per forza avere un elevato R con S, quindi in questo caso spesso si utilizzerà appunto l'aggiunta di silice e manganese fino a un valore massimo del 2%, perché sono elementi che si posizionano in soluzione solida all'interno del nostro acciaio, aumentando notevolmente il blocco delle dislocazioni, quindi non permettono proprio di farle partire, e bloccando le dislocazioni vi aumentano R con S, che vi ricordo R con S è quel valore del carico in corrispondenza al quale le dislocazioni cominciano a partire, a moltiplicarsi e a fare tutto quel processo di trasformazione irreversibile. Vedete che si tratta di acciai che hanno spesso un tenore di carbonio abbastanza importante. Il carbonio è un altro elemento che, messo in lega, vi aumenta il limite elastico, però vi ricordo che, se vi ricordate l'andamento delle curve di trazione, riduceva molto anche l'allungamento a rottura, ma non vi interessa, perché voi non volete lavorare in campo plastico, voi non dovete deformare plasticamente questi acciai, questi sono acciai che devono lavorare rigorosamente in campo elastico. Attenzione, anche le molle si rompono. Io vi ricordo il fatto che lavorare in campo elastico non vi permette di stare tranquilli, per esempio sul discorso fatica. La fatica, a prescindere, è un problema che voi avete anche nel caso di sollecitazioni che vengano applicate in campo rigorosamente elastico, d'accordo? Quindi le molle si rompono, le molle dei treni si rompono, per esempio. Le molle a bovolo dei treni sono quelle molle fatte con una serie di piatti messi uno sopra l'altro in maniera convergente come disegno, si rompono, perché appunto lavorare esclusivamente in campo elastico per cicli ripetuti non vi mette in sicurezza, avete la rottura a fatica, che è certamente un problema. E quindi praticamente l'acciaio per molle esce fuori abbastanza facilmente. La molla, l'acciaio per molle come trattamento, che trattamento potrà subire secondo voi? Ce l'ho scritto, insomma, una tempra con un rinvenimento ovviamente a bassa temperatura, l'abbiamo visto precedentemente nel nostro grafico messo qui. Se noi volevamo per uno stesso acciaio valori di R con S elevati, sceglievamo valori del rinvenimento bassi. In questo caso addirittura sono ben al di sotto dei 550 gradi, perché arriviamo a 400-450 gradi, dove la decomposizione della martensite comincia a malapena. Avete una restaurazione, sicuramente un grosso riarrangiamento delle dislocazioni, un abbassamento della densità dei difetti, ma la decomposizione della cementite è assolutamente non completa. Quindi insomma è un acciaio che ha ancora un valore di R con S molto elevato, ma è quello che voi desiderate. È fragile, però attenzione, per cui non potete prendere e deformarlo plasticamente, vi si rompe tra le mani, insomma, giustamente. Gli autotempranti, perché si definiscono così? L'autotemprante è un acciaio che ha il diagramma CCT molto spostato verso destra. È in pratica un acciaio che, se raffreddato in aria tranquilla, c'è cioè un processo che noi abbiamo battezzato come normalizzazione, prende tempra. D'accordo? Questo perché ha un tenore di elementi di lega tale da rendere le curve CCT molto spostate verso destra. Tipicamente sono fatti così: la sommatoria di carbonio, nickel e cromo deve essere compresa tra 5 e 7. Se è al di sotto, si ottiene ferite per liter durante il raffreddamento, se è al di sopra avviene dell'altro ancora. Questi acciai dopo ricottura, cioè quindi dopo un raffreddamento in forno, hanno una struttura sostanzialmente perlitica. Per esempio il 34 nickel cromo libidano 16 è un acciaio autotemprante, e vedete qua a fianco come cambiano le proprietà meccaniche R con S, R con M, l'aumento di percentuale di resilienza con la temperatura di rinvenimento. Notate che l'andamento è ben diverso da quello della curva che abbiamo visto un attimo fa, questa qui, ve la ripeto un'altra volta, poi magari sui lucidi fate su e giù più volte. Vedete qua
qui c'è un andamento abbastanza continuo, sia in discende della Regon M e Regon S che dell'andamento percentuale della resilienza in salita. Qui invece nell'auto temprante, che appunto vi ripeto è un acciaio che ha preso tempra, solamente i raffreddamenti in aria, riscaldando possiamo avere evoluzioni differenti perché le proprietà meccaniche possono cambiare in maniera un po' più articolata rispetto al caso precedente. È un acciaio che ha una composizione chimica un po' particolare e può, appunto, può dare resistenze molto elevate. Rinvenuto a 200 gradi, che è questa temperatura qui, dove vedete abbiamo questo massimo, una sorta di plateau qui e poi una serie di massimi, riusciamo ad arrivare a R con M o R con S 2000 megapascal, però con resilienze non altissime, con alluvioni percentuali non altissime. Quindi abbiamo a che fare con un acciaio di sicuro interesse per quanto riguarda R con M e R con S. Ripeto, per R con M, per una temperatura di rinvenimento abbastanza bassa, vedete qua, arriva a circa 2000 megapascal. Con R con S che sta intorno ai 1400-1500, quindi anche un rapporto ancora decente, 0,75 non è altissimo, no, anche più, 0,85, comincia a essere abbastanza alto, però appunto abbiamo per esempio una resilienza che non è altissima, insomma abbiamo dei piccoli difetti, però abbiamo un acciaio che ci dà un R con M, un R con S di tutto rispetto. Acciai speciali per cuscinetti a rotolamento sono acciai che vengono prodotti in tonnellaggi bassissimi, ma svolgono un ruolo fondamentale in una qualsiasi nazione industrializzata. Se in caso di guerra un'industria che produce cuscinetti a rotolamento è la prima che viene a essere bombardata. Perché? Perché se voi distruggete la fabbrica che produce cuscinetti a rotolamento, riuscite a bloccare in breve tempo l'intero impianto industriale, perché qualunque macchina si muove grazie alla presenza di cuscinetti a rotolamento. Quindi Cassino avrebbe il privilegio di avere appunto uno degli obiettivi prioritari in caso di una nostra guerra con il San Marino. E premesso questo, per esempio, uno degli indicatori economici che può far predire in qualche modo qual è l'andamento dell'economia è proprio l'andamento della vendita dei pezzi di cambio basati su cuscinetti a rotolamento. Se se ne vendono molti, vuol dire c'è una forte usura delle attrezzature, vuol dire che la struttura industriale sta pompando moltissimo. Se se ne vendono meno, ci sono fluttuazioni verso il basso, invece vuol dire che ci sono meno rotture e quindi vuol dire che l'industria sta andando un po' più in maniera zoppicante. Insomma, quindi è un acciaio strategico, nonostante abbiamo a che fare con tonnellaggi prodotti veramente molto bassi rispetto, che so, al tonnellaggio per uso civile, insomma, la quantità di ferro per calcestruzzo è mostruosa a livello di tonnellaggio, ma capite bene che questo è anche quel caso di un acciaio estremamente povero e quindi assolutamente meno interessante dal punto di vista metallurgico. Sono acciai iperotettoidici, diciamo l'acciaio per cuscinetto a rotolamento cosa deve rispettare come specifiche? Fondamentalmente due. In una certa fase del suo utilizzo deve essere caratterizzato da un'elevatissima lavorabilità, perché un cuscinetto ha una sfera, per esempio, per fare la sfera ce ne vuole, non è un oggetto facile da ottenere, ma poi messo in opera deve avere elevate prestazioni meccaniche, per cui dovete avere una sorta di compromesso fra un'elevata lavorabilità e elevate prestazioni meccaniche. Lo si ottiene customizzando un trattamento termico per ottenere un'elevata lavorabilità e, ottenuto il manufatto, trattarlo termicamente per innalzarne le proprietà meccaniche. Tipicamente si utilizzano acciai iperotettoidici che dopo trattamento di ricottura hanno struttura globulare, l'abbiamo già visto. Una ricottura che prevede una parziale austenizzazione comporta una globulizzazione della cementite secondaria negli acciai iperotettoidici, e un acciaio che ha una struttura ferritica con cementite globulare ha un'elevatissima lavorabilità, riuscite a ottenere oggettivamente il vostro pezzo nelle condizioni migliori. Dopodiché abbiamo un acciaio pronto per un processo di tempra e quindi a quel punto riusciamo a indurirlo notevolmente e ad avere una indeformabilità del cuscinetto che è appunto estremamente elevata. Notate qua 100 cromo 6 per esempio, quindi un valore di carbone estremamente elevato, c'è un po' di cromo. Possiamo avere anche, qui vediamo il primo acciaio legato, X105 cromo molibdeno 17, dove a questo punto il cromo è al 17%, come vedete c'è una forchetta in realtà, 16-18%, quindi abbiamo a che fare con acciai che possono anche essere parecchio legati. Tanto carbonio ci sta non solo perché dovete avere a che fare con acciaio iperotettoidico e quindi
che possa essere ricotto in modo da globulizzarsi ed essere lavorato, ma anche perché poi in presenza di elementi quali ad esempio il cromo, il molibdeno o altri ancora possibili salute, abbiamo a che fare con la possibilità di formare carburi. La presenza di carburi vi incrementa notevolmente la durezza del vostro manufatto, quindi la sua indeformabilità in qualche modo. Ricordate che il cuscinetto lavora in modo, voi ancora non l'avete fatti credo, ma è un oggetto un po' particolare che lavora con superfici di contatto estremamente ristrette, quindi localmente avete delle pressioni molto elevate. Una sfera quando si appoggia idealmente ha un contatto in un solo punto, quindi la pressione che si esercita lì anche per carichi applicati piuttosto bassi è elevatissima. Poi in realtà la sfera si deforma un po' e quindi in realtà c'è un leggero schiacciamento e l'area di contatto è un po' più ampia e quindi la pressione non è poi così alta. Ma idealmente una sfera, anche solo quando si appoggia, la pressione che esercita sull'area di contatto è elevatissima perché la sezione è bassissima, d'accordo? Quindi voi avete l'esigenza di avere un oggetto che si deformi molto poco. Una cosa fondamentale su questi acciai per cuscinetto e rotolamento è il controllo degli elementi quali zolfo e fosforo. Addirittura c'è un controllo fatto non solo sui due elementi separatamente, ma sulla loro somma che deve essere al di sotto dello 0.05. Questo perché appunto è facile vedere al discorso dello zolfo: se c'è molto zolfo nell'acciaio per cuscinetto e rotolamento, il pezzo si rompe molto più facilmente, viste le particolari sollecitazioni a cui è sottoposto durante l'esercizio. Funi. Beh, l'acciaio per fune, nonché su un acciaio che deve lavorare in campo elastico, anzi in maniera assolutamente rigorosa. Vi ricordo la fune com'è fatta. La fune non è un oggetto più o meno grosso di sezione unico, ma in realtà è costituito da tanti piccoli fili, trefoli, intrecciati fra di loro con una procedura molto particolare e quindi devono essere ottenuti mediante trafilatura in sezioni anche piuttosto sottili molto spesso. Questo trefolo è abbastanza sottile, qualche millimetro, il che può porre grossi problemi per esempio sul controllo delle inclusioni, perché un'inclusione, un conto sta in un pezzo piuttosto grosso, può dar fastidio fino a un certo punto, ma se voi dovete fare un trefolo molto sottile c'è un'inclusione che ha delle dimensioni comparabili col trefolo, si spacca durante la produzione e quindi può essere anche un rischio per gli operatori che sono presi, sì, fa proprio un serpente, ma partono proprio dei colpi di sciabole. Infatti il problema grosso nelle macchine che producono questi trefoli è proprio gestirla in sicurezza, perché quando si rompe e si rompono può tagliare in due una persona, cioè senza alcun problema, quindi è molto, molto pericolosa la procedura di produzione. Questo prodotto deve essere caratterizzato da un'elevata resistenza a trazione. Attenzione, anche elevata resistenza a torsione e piegamento, perché questi trefoli non sono messi in parallelo fra di loro, ma sono attorcigliati in una maniera ben precisa, con dei passi ben particolari. Le procedure, le specifiche progetto le imparerete, ma c'è proprio una procedura in cui viene intrecciato in qualche modo e quindi c'è un problema di resistenza a torsione proprio nel momento in cui voi andate a formare la vostra fune. Avete un'esigenza di scelta ottimale della composizione chimica con un'elevata deformazione plastica, perché voi volete che il vostro pezzo durante la trafilatura vada a deformarsi, volete che si incrudisca anche molto, perché? Beh, la trafilatura è un processo nel quale voi riducete la sezione in modo estremamente spinto, è un incrudimento e voi capite bene che un incrudimento è qualcosa che voi gradite, perché se voi includete notevolmente il vostro acciaio, innalzate notevolmente le conesse. E molto spesso si farà un trattamento termico particolare chiamato patentamento, un trattamento termico che prevede l'utilizzo come mezzo raffreddante di piombo fuso, un po' particolare, non entriamo qui nel dettaglio, ma insomma la cosa fondamentale è capire che con carbonio incluso fra 0,2 e 0,9 abbiamo un acciaio che si includisce pesantemente con una riduzione di sezione che addirittura arriva al 90-95% senza trattamenti termici intermedi. Quindi otteniamo valori quasi di 2000 megapascale, era come 1800, comincia a essere un valore assolutamente di tutto rispetto. E quindi vedete qua ci sta composizioni chimiche non particolarissime, c'è un po' di silicio, un po' di manganese controllati, comunque non altissimi, non stiamo parlando di acciaio per molle, lì arriviamo fino a quasi al 2%, quindi valori un po' più bassi. Notate sempre lo zolfo basso, perché lo zolfo basso, in realtà anche l'ossigeno è piuttosto basso, non potete accettare inclusioni. Le inclusioni non metalliche, capite bene che possono essere un problema. Se voi avete un trefolo che ha, qui facciamo una gigantografia, una sezione di un millimetro, la vostra inclusione
è larga un decimo, capite bene che avete il 10% dell'area resistente, non utilizzabile, ma inoltre poi della sezione, ma inoltre poi l'intensificazione di fotocirazione qui può essere anche estremamente elevata. Questo trefo si può rompere addirittura durante la stessa trafilatura, d'accordo? Quindi non è accettabile questo tipo di presenza, specie per appunto per certe orientazioni. Dopo gli acciai per funi, parliamo di quelli per particolari applicazioni. Ad esempio, ricordiamo gli acciai per lavorazione ad alta velocità. Non fate confusione fra questi acciai e quelli che ieri abbiamo indicato con gli HS. Sempre facendo l'esempio del foglio di carta tagliato dalle forbici, quelli di cui abbiamo parlato ieri come HS erano le forbici. Oggi stiamo parlando del foglio di carta, cioè dell'acciaio che viene lavorato. Sono acciai che possono essere lavorati con elevata velocità, ovviamente non avranno resistenze meccaniche elevatissime, ma possono esserci impieghi appunto in cui richiedono grosso tonnellaggio con resistenze meccaniche non particolarmente elevate, hanno, ed è l'unico caso appunto, percentuali elevate di zolfo, oppure, come abbiamo detto anche già ieri, abbiamo accennato, una percentuale seppur minima di piombo. Zolfo e piombo, lo zolfo, vi ricordate, tendeva a formare degli diotettici basso fondenti sostanzialmente. Il piombo è un basso fondente. In entrambi i casi questi svolgono un grosso ruolo di lubrificanti. Per questo ci sta un po' di zolfo e un po' di fosforo. Guardate qua lo zolfo che valori può avere. Sono assolutamente. Sono valori che per qualunque altra tipologia di acciaio sono inaccettabili, perché siamo su ordini di grandezza più su rispetto alle indicazioni a volte molto stringenti. Oppure appunto a volte piccolissime percentuali di piombo che vi ricordo non avere la capacità di mettersi in soluzione solida all'interno del vostro acciaio, ma semplicemente quella riforma delle micro goccioline molto disperse nel vostro acciaio stesso, e quindi durante una lavorazione svolgono il ruolo di lubrificante, perché appunto sono a basso fondente rispetto all'acciaio. Quindi voi quando lavorate meccanicamente un acciaio, questo si riscalda sempre. In questo riscaldamento poi avete appunto la fusione di questo piombo oppure la fusione di questi eventuali eutettici basso fondenti formatisi con il zolfo stesso. Fino adesso degli acciai, come avete visto, degli acciai speciali da costruzione, praticamente noi abbiamo preso l'acciaio da bonifica e l'abbiamo modificato volta per volta. Quindi non è che abbiamo fatto chissà che cosa, abbiamo detto ogni volta dall'acciaio di bonifica, una volta ci metto un po' più di silice di manganese e ci faccio l'acciaio per funi, un'altra volta ci devo per forza abbassare il carbonio, ci metto un po' più di nichel e di cromo per avere un po' di temperabilità per l'acciaio da cementazione. Insomma, alla fine c'era una sorta di acciaio madre o di gruppo madre di acciai e customizzavamo una serie di indicazioni sulla composizione chimica o attenzione sul trattamento termico, abbassando per esempio il trattamento della temperatura di rinvenimento, facendo piccole modifiche, per ottenere appunto proprietà meccaniche dedicate per una determinata applicazione, che devono essere cuscinetti a rotolamento, funi, molle e compagnia bella. Nel caso degli acciai maraging stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso. In effetti vanno a finire sempre nella categoria degli acciai speciali di costruzione, ma mentre i precedenti sono tutti acciai basso legati sostanzialmente, hanno pochissimi elementi lega aggiunti in piccole percentuali, in questo caso abbiamo a che fare con una classe di acciai in cui la sommatoria di elementi lega arriva al 30%. Quindi si tratta di acciai legati a tutti gli effetti. Maraging perché? Maraging vuol dire martensite aging, cioè basati, le proprietà meccaniche di questi acciai sono ottenute mediante l'invecchiamento della martensite. Cominciate già a rimanere un po' perplessi, perché di questo meccanismo non abbiamo parlato. Noi abbiamo parlato del rinvenimento della martensite, ma l'invecchiamento voi non sapete neanche che cos'è esattamente. Altra caratteristica particolare di questi acciai è che il carbonio, che solitamente viene considerato un elemento, non dico gradito, ma insomma in qualche modo accettabile, è in realtà in questo acciaio assolutamente dannoso, tant'è che viene abbassato a valori estremamente bassi, al di sotto dello 0,03%. È un elemento assolutamente negativo, fra poco diremo anche il perché. Gli elementi tipici presenti sono il nickel, tipicamente compreso tra il 17 e il 25%. Qui notate questa forchetta, perché non potete andare né al di sotto né al di sopra, perché se andate al di sotto o al di sopra, le particolari proprietà della nostra martensite che andremo a ottenere non potranno essere ottenute. Poi abbiamo molibdeno, 3,5%, cobalto, è la prima volta che incontriamo questo elemento e vogliamo sottolineare, ripeto, è un elemento estremamente particolare, quindi va sottolineata la sua presenza, 7-9%, e in più ci sono piccole percentuali di titanio e di alluminio, che fra poco vedremo che ruolo svolgono. Il carbonio è assolutamente negativo
perché questo, il carbonio tende a legarsi, per esempio col titanio, ma anche col molibdeno, e se li porta via, perché se si lega insieme a formare appunto delle particelle intermetalliche, questi non possono più partecipare, o dei carburi, scusate, non delle particelle intermetalliche, dei carburi, questi non possono più partecipare alla formazione di quello che andiamo a vedere adesso essere il risultato dell'invecchiamento della martensite, cioè la formazione delle particelle intermetalliche. Abbiamo una peculiarità, grazie proprio alle particolari condizioni, alle particolari composizioni chimiche. La trasformazione martensitica, che abbiamo visto avvenire sempre durante un raffreddamento piuttosto rapido, in questo caso ha luogo mediante mantenimento isotermo. Vi ricordate, noi quando raffreddavamo un qualsiasi acciaio e rimanevamo compresi tra M con S e M con F, abbiamo detto, se abbiamo il 30% di austenite metastabili diventata martensite, il restante 70%, se restiamo a temperatura costante, non si trasforma. In questo caso invece abbiamo una trasformazione che avviene in condizioni isoterme, cioè a temperatura costante. Data la bassa percentuale di carbonio, la martensite che si forma è una martensite cubica corpo centrato e non tetragonale corpo centrato. Allora una domanda che potreste farmi è, scusate, perché non la chiamiamo ferrite? Visto che vi ho detto la ferrite è cubico corpo centrato. Anzitutto perché i parametri tetragonali sono differenti. E poi perché noi indichiamo con martensite una fase che non si ottiene per nucleazione e crescita, ma si ottiene per spostamenti degli atomi inferiori alla distanza interatomica, ed è quello che avviene in questo caso. Mentre invece la ferrite ha luogo per nucleazione e crescita con meccanismi diffusivi, quindi con spostamenti degli atomi per distanze superiori alla distanza interatomica. La durezza ottenuta è un po' più bassa di quella tipica della martensite normale, chiamiamola così, ma è abbastanza elevata. Tipicamente la martensite normale è intorno ai 45 HRC, durezza Rockwell, qui invece siamo intorno ai 30, ma attenzione, questo acciaio ha una tenacità elevatissima, cioè una capacità di resistere alle sollecitazioni dinamiche molto molto elevata, e inoltre la sua struttura resta invariata praticamente fino a 500 gradi centigradi. Cosa ancora notevole è che il rapporto R con S e R con M è prossimo a 1. Cosa ci si fa con questi acciai? Si usano per applicazioni estremamente particolari, ad esempio avrete visto gli aerei atterrare sulle portaerei, questi aerei quando atterrano sulle portaerei hanno un gancetto che deve acchiappare un cavo tirato. Il gancetto è fatto da questi acciai. Capite bene che quel gancio deve improvvisamente sopportare l'intero carico dell'aereo che è in movimento, fermarlo in pochissimi metri, quindi resistere a uno strappo estremamente forte, quindi avere alto R con S, all'8 R con M e avere un'elevata tenacità, perché è una sollecitazione di tipo dinamico. Questi acciai appunto sono in grado di dare queste prestazioni. Prendiamoci 5 minuti.